Cariola, si parte subito? Vai, vai. Perché adesso ti scendi e ci mettiamo là dove c'è il nastro. Vai Nati! Oh Corò, Corò! Occhio che non c'è il nastro! Allora, le squadre sono tutte qua, vogliamo leggere le istruzioni che così le leggiamo tutti. Troppo sesto però. Wow! Io prendo le birre e te prendi la pelle. Sì, tu fai la carriola però. Tutto questo da guardava, molto buono. Enemy!
No, ancora no. Allora, se non l'avessi detto io, se non l'avessi detto io, Ale, perché non mi sono. Facciamo una prova adesso del gioco della carriola. Ambrogio porta la carriola e Antonella si fa portare, così. Bravo Ambrogio! Ce la fanno tutti. Vai Ambrogio! Questo è l'esempio. Dov'è Antonella? Allora, Ambro, ci devi mettere anche, come dire, un po' di impegno, quindi non solo... perfetto. Allora, la carriola passa. Bravissimo Ambrogio. Bravo Ambro. Applauso Ambrogio, dal politico Ambrogio. Grande. Grande Ambrogio. Questo è il momento più critico. Cos'è cambiato? Dove stai andando? Cos'è successo? Ha perso la carriola. Adesso bisogna raccogliere le palline. 1, 2, 3, 4, 5. Più veloce, fatelo simulare. Fatelo simulare. 6, sì, quell'erba così. 7, 9, 10. Bravissimi, applauso. Bravi. Bravo Corò. Grande Ambro, soprattutto grande Antonella, non è caduta la gara. Bravo Ambrogio! Va bene. Manu, tu a prescindere devi prendere le palle. O le porti dalla parte o le prendi. Ha una bella sopportazione, sta donna. Oh là là! Oh là là! È lui che si fa portare?
Dopo lo sfondo della foto lo cambiamo. Vediamo. È bagnata? Ha piovuto prima, Allora partiamo con le piante, ci siete? Dov'è la scala delle piante? È già la gara questa? Questa è una prova. Prova. Aspettiamo la scala delle piante, seguiamo l'ordine canonico dall'alto al basso. Quindi prima piante, poi locate. La scuola di abbiate? Non lo so, abbiate. Ok. Qua se me lo lasci libero dovremmo. Non andiamo proprio per andare. Quindi andare in fondo di là. E lui chi è? Allora, quando si palesa. Secondo me sta per vedere pure. Giuseppe smette di vedere pure e viene già qua. Eccolo qua. Ah, ok. Allora, lei va in fondo. Tu parti da qua, la longa parte prima, parte seconda, la parte sulla carriola, poi torni indietro, lei deve raccogliere le palline, se le palline cadono, Sto registrando. Non parlate male che sto registrando. Oh, beh, capite che devi fare? Allora, tutto slalom. No, devi correre fino a là. Dritto, vado sempre dritto. Vai sempre dritto. Faccio andata e ritorno. Dov'è Leo? Leo! Metti un po' di cemento. Cemento. Un po' di cemento e la sabbia? Sabbia, cemento. Sabbia, cemento, calcio, mattoni. Bravo. Ma lì c'è un bel carico dall'altra parte, Mi raccomando, sana e salva, portala, Ma è tua moglie quella di là. No, è mio. Infatti non mi ricordavo che era bionda. Non me la ricordavo bionda. Allora, come solito io faccio 3-2-1 e 2-1 nel fischio. Ci siamo? Carichissimo. Pronti? Devi stare un po' più indietro, perfetto, così. Fiscalissimi, qui siamo fiscalissimi. 3, 2, 1, via. Vai. Attenzione, questo è dopo. Ok, va bene così. Secondo slalom. Adesso facciamo salire il passeggero in carrozza. Poveretta! Ma la porterà sana? Quarta qui. Devo tornare indietro a raccoglierla. E però devo tornare indietro, no? Vai. Ok. Buttala giù! Brava! Bravi! Allora, visto che loro quando è caduta la pallina poi la carriola l'ha lasciata dov'è ed è tornato indietro solo lui, diciamo che si può fare questo in linea generale, quindi lo potranno fare anche gli altri nel momento in cui sono più avanti la pallina. Io dicevo le cazzate, noi veniamo fuori il naturale. La carriola da girare. E poi le... Adesso partiamo con le rate. Mi raccomando, vi vedo carichi. Bravi!
tipo sfrenato per le volate. Occhio alla curva, però. Occhio ai birilli, eh. Occhio ai birilli, fai le curve. Mi incarico tutti. Bravo, no, devi farli bene. Oh, però, fai la variante tu. Vai, corri diritto e poi fai lo slalom con la mano. Sono pronti? Vado. Pronti? 2, 1, via! Primo slalom, eccolo. E si punta, con la carriera si punta. Bisogna sostituire la carriera. Secondo slalom, benissimo. Senza problemi, adesso vediamo il passaggio della concorrente femminile a bordo. Brava, questa è la caricata, bene. Prima pallina, seconda, terza, quarta, quinta. Volata finale, 6, 7, 8, 9, 10. Bravi! Bravi! Non ucciderla! Allora, adesso è la volta di Locate. Bravi! Ecco, li vedo arrivare. Locate dov'è? Locate puntato sui giovani in questo caso. Girare la carriola. Bravo. Quando l'ha fatta poi valore, siete pronti? Tu sei pronto alla seconda? Sì, infatti bisogna solo portare. Siamo carichi. Attenzione, visto che si puntano con me. Ecco, quindi impara la tecnica. Cronometro pronto. 3, 2, 1, via! Presi direi da parte opposta, qui abbiamo la tecnica un pochino diversa. Più arrotondate le curve, magari è vincente la tecnica. Questo giro a bordo. E volata finale. 1, 2, 3, 4, 5. Dai, corso, tipo. Cambio mano, anche questa è una tecnica particolare. 9, 10, l'ultimo pezzo. Bravi! Bravi, bravi! Allora, volendo tu puoi anche lanciare tranquillamente la carriola con le a bordo, tanto non ci sono problemi. Bravi! Allora, Locate, adesso è la volta di Gornate. Ecco gli atleti di Gornate. Dov'è Gornate? Carriola. Questo è più un gioco di abilità, però anche il portatore, diciamo, meno forza e più alta difficoltà. Siamo pronti? Un attimo che stanno sistemando le palline, ci siamo, siamo pronti. Autista sempre, autista, dietro la linea, ancora un po'. Giudice inflessibile. 3, 2, 1, via! Primo grado che effettuate, abbiamo perso il secondo gruppo di paletti. Secondo slalom effettuato, grazie a qualità di passeggero a bordo, ecco qua, velocissimi. 1, 2, 3, 4, 5 palline. 6, 7, 8, 9, 10 e la finale. Bravi! Bravi! Adesso tocca a Venegoro. Bravi! Stanco? Tocca a voi. Venegono adesso? No, io vado.
scappa. Oh, ah, non c'è la moglie sulla carriola dopo. Venegano, la moglie non c'è. Ultimo tocco di gara, 6, 7, 8, 9, 10, terzo finale, ci siamo, bravissimi, l'applauso! Brava! Bravi, bravi! Non esce più? Scusate, tocca questo esempio. Vai Alessio! Perché dovete dovevo fare un'altra, però in realtà bisogna giocare tutti, bisogna giocare tutti, io farò giocare bene l'altra, ma mi hanno detto che devono giocare tutti. Mi serve però uno che faccia il giudice. Ok, perfetto. Vai Ale! Quindi Mi sono già impiantato. Vai Ale! Ale, ma chi è la tua dama? Un attimo, mi sono prendendo peso dalla concorrente. Sara! Leggera che abbiamo trovato. È giusto. Ci siamo? Vado, 3, 2, 1, via! Bravissimo, mi sento che gli ultimi sono avvantaggiati perché è importante, però ho capito un pochino come la tecnica da adottare per la migliore giornata. Secondo me bisogna fare una presenza della pallina, attenzione, viene raccolta, riporta la carrettina. 6, 7, 8, 9, 10 palline, ci siamo! Bravi! Bravissimi! Wow! A breve mettiamo la presenza al funzionario. È finita? Antonella, Antonella, se puoi raggiungerci, che dobbiamo prendere una decisione in merito a una parità. Ti porta a fare giro? La graduatoria? C'è una parità, stanno decidendo. Ah, ecco. Ma fra chi? Bloccatelo un attimo, mi sembra. Esatto, questo è tornate. Non è che mi va la quota. Ma no, ero dentro, mica un millimetro, ma no, no.
figa, ce ne andiamo. Ma dove? Di là. Non abbiamo il bar, abbiamo, ehi. Abbiamo il bar, eh. Andate a posto. No, lei è a posto. Tu, la parte del primo è proprio. Avete filmato tu? Ah no, questa è la prova col fatto. Allora. Secondo me è gormante. Sì, anche secondo me. La ruota sembra. Guarda qui, vedete voi, io ho fatto il video quando decidete. Sì, perché... Problema qua. Allora, qui abbiamo il primo 32. Stiamo allestendo intanto. Che aspettiamo i risultati, diciamo, della prova della carriola. Stiamo testando il campo di gara per il lancio delle uova. Chi è che ha tirato un uovo? Il sesto, sono loro. È partito un uovo. Sara, ma che vuole quello fuori? Adesso andiamo. Aereo. Quindi cosa andiamo? La parità non è un aereo. L'esito c'è? Ti parla Davide, io do che ti parlo di tempo. Adesso andiamo, amore. Allora, il referente di Locate, per piacere, se può raggiungerci. Grazie. Un applauso al referente di Locate, bravissimo, number one. Allora, state cadendo. Vediamo il primo risultato. Allora, vediamo il punteggio della corsa con le carriole in questo momento. Ok, allora, al sesto posto Appiate. Bravi!
quinto e quarto posto a pari merito, Lonate e Locate. Bravi! Al terzo posto, Venegono. Bravi! Tutti bravi. Secondo posto, Castelseppio. Primo posto, Gornate. Vai! Bravissimo la Tango Gornate, grandi! Complimenti, complimenti. Allora, adesso partiamo con l'ultimo gioco della serata, che è il gioco delle uova, che io non so come funziona, lo facciamo spiegare a Fabio.